Cari fratelli e sorelle, ancora viva nei nostri cuori la gioia per la festa che abbiamo vissuto insieme il 15 agosto, giorno della salita al cielo di Maria Santissima, la nostra buona e tenera madre. Una festa viva e vera che continua nei nostri cuori, certi che il cielo è ancora più vicino a tutti noi, suoi figli. In ogni istante sentiamo quell'abbraccio materno, assaporiamo, gustiamo e tocchiamo con mano le delizie del cielo che Maria ci ha lasciato e che ci accompagnano in questo cammino di amore e di fratellanza per compiere tutti insieme il volere di Dio che ora è racchiuso nel cuore puro di questo bimbo che dimora in questa culla. In quest'isola bianca, nella quale il Padre preserva la purezza della fede cristiana autentica, tutti noi riscopriamo quotidianamente l'appartenenza a Maria, l'appartenenza a un cuore di mamma, che tutto ci ha donato e tutto ci donerà. Generando quotidianamente colui che salva, colui che desidera avvicinare al suo cuore, tutti quei figli che, aprendo il cuore, si lasciano riscaldare dalla fiamma del suo amore. Nel Vangelo oggi ascoltato, Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. È ritornato il Signore. Il fuoco dello Spirito Santo si è acceso. Qui è vivo. Cristo è tornato così come ci è stato preannunciato, per riscaldare, per infiammare tutti quei cuori che sono disposti a fare la volontà del Padre. Tutti quei cuori che sono e saranno disposti ad abbandonare questa umanità ed uccidere quotidianamente il proprio io per divenire buoni, retti, generosi e cristiani autentici, i santi della Chiesa di Dio, la Madre Chiesa, la Chiesa di Cristo, la Chiesa cristiana universale della Nuova Gerusalemme, la Chiesa voluta dal Padre, la Chiesa di Maria, colei che accoglie, che abbraccia e dona tutto il suo amore di madre in unione perfetta e inscindibile a Cristo, il Signore, il Salvatore del mondo. I figli di Dio che vogliono riscaldarsi con questa fiamma viva che scaturisce dal cuore del Padre, devono accostarsi alla Chiesa di Cristo con purezza di cuore, con volontà viva e con abbandono totale a tutto ciò che la fiamma trasmette, fa vivere, fa essere. Questa fiamma vuol far essere i suoi figli, testimoni ardenti di Cristo, Signore, affinché si possa testimoniare nella quotidianità l'essenza e la sostanza di Cristo, pane vivo disceso dal cielo, colui che solo salva. Proprio qui, in questa culla, che è la vasca dello Spirito Santo, noi tutti vogliamo essere i suoi strumenti ed aiutare così il Signore in questo mistero di salvezza, donando e consacrando il nostro cuore a Cristo e a Maria, ed indicare all'umanità intera dove vi è la salvezza, dove risiede lo Spirito di Dio, in quale casa si è compiuto il battesimo. In questi tempi duri e difficili, noi che abitiamo in questo mondo, non dobbiamo più attendere questo nuovo battesimo, perché tutto si è compiuto in questa terra d'amore. Il fuoco è acceso, questo amore arde
ed emana tanta luce, una luce che rischiara anche tutti coloro che vogliono restare nelle tenebre e nella morte. Questa luce mai più tramonterà. Il sole di Dio qui è sorto. Nessuna angoscia per i figli di Dio, perché tutto si è compiuto. In questa terra d'amore è iniziato l'itinerario che ci porterà a contemplare il vero volto di Dio per tutta l'eternità. La fiamma è accesa, arde, ed insieme a noi suoi figli arderà sempre di più per vincere, vincere e vincere. Perché Cristo e Maria hanno già vinto. Noi tutti e tanti altri oggi non presenti abbiamo un giorno ricevuto l'annuncio straordinario che si compie in questa terra d'amore, la Nuova Gerusalemme, il ritorno del Signore in questi tempi. C'è chi l'ha accolta, questa verità assoluta, e c'è chi invece non ha voluto credere, preferendo restare insensibili. Costoro sono rimasti ciechi e sordi a tutti i segni mostrati, alle grazie, guarigioni e conversioni avvenute. A tutti coloro che contrastano questa Chiesa, che combattono chi con viva passione, sacrificio e fedeltà assoluta verso il Dio uno e trino, ha avuto il coraggio di seguire il progetto del Padre, andando controcorrente, venendo e vivendo la terra d'amore che il Padre ha donato all'umanità. Chiedo, perché non valutate e meditate sul massacro di tutti i valori cristiani che quotidianamente avvengono in un'altra casa? Sul cambiamento delle preghiere insegnateci da Gesù? Sulla distruzione degli insegnamenti dei martiri e dei santi, a noi tanto cari, che ci hanno preceduto? Su chi vuole far credere ora che non esiste una verità assoluta e che basta comportarsi secondo coscienza, sia essa conforme o meno ai valori cristiani, o che ci si unisca ad altre filosofie religiose, dicendo che siamo tutti figli di Dio? Come ci dice Gesù nel Vangelo di oggi? Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Seguire Cristo comporta sacrifici e scelte che possono essere dolorosi, anche all'interno della propria famiglia di sangue o della propria comunità di appartenenza. Chi vive per mettere Cristo al primo posto lo fa con coerenza e con consapevolezza. Tanti oggi sono preda di un buonismo vuoto che ci fa dimenticare le parole del Maestro. Tanti ci presentano Gesù come in realtà il Maestro non è. Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia e la sua parola taglia e divide. La sua parola è fuoco e divisione per tanti, oggi più di ieri. Oggi la parola di Gesù è stravolta in nome di un buonismo sciocco e vuoto, dove tutto è umanizzato. Gesù non è più la verità assoluta, ma tanti insegnano il bene secondo coscienza. Ma quale coscienza? Non certo la conoscenza cristiana, ma una conoscenza umana, frutto del ragionamento degli uomini, non di Cristo, uomo e Dio. Ecco perché il Padre
ha mandato nuovamente qui una parte di sé, del suo cuore, per riportare tutto l'insegnamento originario di Gesù. Ecco l'insegnamento di Maria Giuseppina Norcia. Ecco l'insegnamento del nostro Pontefice, colui che ci guida e incarna l'esempio di Maria Giuseppina Norcia. È nella continuità di azioni della fanciulla di Dio con quella di Samuele che la nostra fede è viva e cresce di giorno in giorno. Mai nei figli di Dio verrà meno la motivazione santa che rende fedeli, perché Cristo per i figli di Dio è una certezza radicata nei cuori. L'azione di Cristo, via, verità e vita, l'azione di Maria sempre contrasteranno questo mondo che volontariamente ha preso una via diversa rispetto a quella di Gesù, alla via maestra. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera, dice Gesù. La vera famiglia è Cristo e Maria. Questo è l'insegnamento di Gesù, che ci ha pronunciato quello che sarebbe avvenuto e che avviene oggi in tante famiglie. Siate forti nella fede. Ciò che conta è rimanere fedeli a Cristo e a Maria. Dio viene prima di padre, viene prima di una madre, di un figlio o di una figlia. Questo ci insegna Gesù. Venite in questa terra, dove il Padre ha nuovamente mandato suo figlio a radunare tutto il suo popolo, per far riscoprire a tutti la vera figliolanza di nel Dio uno e trino. Cristo si manifesta e sempre si manifesterà attraverso la sua gioia, la sua pace, il suo amore e la sua sincerità, affinché con forza, semplicità, umiltà e dolcezza ognuno possa sempre più amare Maria, la sposa fedele, che tutto ci ha donato per farci nascere dall'alto, nello Spirito, che l'ha resa feconda per farla essere madre. Noi tutti siamo testimoni e abbiamo toccato con mano che tutto ciò che viviamo è verità. Venite, fratelli, qui Gesù ci attende. Venite, fratelli, qui Maria è pronta a donarci tutto il suo amore. Venite, perché solo in Cristo e Maria possiamo riscattare la nostra vita per l'eternità e preservare nella vera, vera, vera fede, per arrivare con umiltà e responsabilità ad indicare a tutte le genti dov'è l'Isola Bianca, il castello delle anime, il centro dell'infinita misericordia di Dio, la nuova Gerusalemme, per trovare riparo, riposo e conforto per tutte le sofferenze ed ascoltare solo le melodie dell'amore, per non essere più schiavi di questo mondo, ma liberi finalmente e per sempre liberi. E così sia.